Il Vangelo ci presenta il centurione come un uomo buono che cerca Gesù per una particolare situazione, la guarigione di un servo a lui molto caro. Soffermiamoci dunque su questa figura, guardandola da una particolare angolatura. Non approfitta della situazione, né della sua posizione. Non è il potente che chiede ad un altro un favore che, data la condizione, non può negare. Egli è umile nella sua vera umiltà, tanto da sentirsi indegno di parlare con Gesù. È un superiore, un amministratore, un leader che si preoccupa dei suoi subalterni, dei suoi collaboratori, che ha a cuore la loro salute e il loro benessere. Gesù vede unite dunque in quest'uomo pagano umiltà, empatia e fiducia nella sua persona. Sono queste le disposizioni che dovremmo nutrire in noi quando, ad esempio, immediatamente prima di ricevere la Santa Comunione, ci rivolgiamo al Signore, aumentando così le nostre disposizioni di fede, umiltà e fiducia. Il centurione ci ricorda quanto sia decisiva la relazione con il prossimo, come dobbiamo rapportarci con il fratello e la sorella che incontriamo. In particolare, quale deve essere la nostra predisposizione per coloro che sono sofferenti? Vicinanza, preghiera, affidamento alla provvidenza. La parola che oggi ci regala il Vangelo è relazione con Dio e con il prossimo.